e benvenuti in un altro mio video. In questo video voglio parlarvi di alcuni prodotti di Maternatura che ho utilizzato e che mi sono piaciuti veramente tantissimo. Prima di iniziare, sulle labbra ho il rossetto di Benecos nella colorazione Watermelon, che mi era stato regalato o al Cosmoprof o al Sana, in questo momento non ricordo, ma passiamo ai prodotti di Maternatura. Allora, Maternatura è un marchio italiano che fa dei prodotti veramente validi, con degli ottimi ingredienti. Il rapporto qualità-prezzo è secondo me ottimo, perché sono dei prodotti di prezzo medio, però sono prodotti che durano a lungo nel tempo, quindi il prezzo viene ammortizzato. E niente, volevo parlarvi di quattro prodotti. Il primo prodotto di cui vi parlo è questa crema mani al papavero e melograno. Allora, questa confezione è nuova, l'avevo acquistata io, però io ho utilizzato e finito già una crema mani di Maternatura sempre al papavero e melograno, che avevo trovato in una bio box. Vi lascio il video di quella bio box e comunque giù nell'info box trovate tutti i link delle review dei singoli prodotti che vi mostro in questo video, così potete trovare i prezzi e l'inci, e vi lascio anche il sito di Maternatura. Sul sito di Maternatura si possono acquistare i prodotti, potete trovarli anche in alcune bioprofumerie, su Eccoverde. Insomma, i prodotti di Maternatura sono abbastanza sono facilmente reperibili. Comunque, questa crema mani mi era piaciuta talmente tanto in questa profumazione che ho deciso di riacquistarla. Ci sono varie profumazioni, ma io ho voluto riprendere questa perché è una crema ottima, ma la profumazione è una roba spettacolare, non saprei descriverla, ma è una profumazione fantastica. Questa è una crema mani da 40 ml con un po' di 6 mesi e è anche vegan, ok, ed è comoda intanto perché il formato è più piccolo e si può mettere in borsetta, e è molto comodo e molto pratico. Inoltre è una crema mani che è idratante e nutriente, ma è adatta per tutto il periodo dell'anno. In inverno magari la consiglio durante il giorno, soprattutto se avete le mani molto secche e avete bisogno di applicare più volte la crema mani. Questa qua è ottima perché non lascia quella patina unta oleosa sulle mani, non lascia le mani appiccicose, quindi si può mettere e poi si può continuare a fare quello che si stava facendo, quindi è molto pratica da utilizzare durante il giorno, è comunque nutriente, però ecco, magari per la notte, soprattutto d'inverno quando fa molto freddo, vi consiglio qualcosa di un po' più strong. Questa è adattissima per il giorno e durante l'estate è fantastica sia di giorno che di notte. Mi è piaciuta veramente tanto, non fa scia bianca, non appiccica e è veramente ristrutturante. È un'ottima, ottima crema mani. Il prezzo mi sembra si aggiri intorno alle 4-5 euro, una cosa del genere, ma non vorrei sbagliarmi. L'inci è veramente molto buono, ovviamente è pieno di estratti e quindi niente, io questa ve la straconsiglio in questa profumazione. Le altre profumazioni non le ho provate, però immagino che siano tutte uguali, che cambi solo la profumazione. Comunque ottima. Un altro prodotto ottimo, che mi è durato una quantità di tempo veramente assurda, è questa maschera ristrutturante ai semi di girasole. Anche questa è vegan, ok, ed è per capelli secchi e sfibrati. Allora, io ho dei capelli normalissimi, tendenti al grasso, nelle lunghezze comunque sono normali, ho dei capelli molto fini, privi di volume, e appunto stanno così, stanno piatti e non ci si può fare niente. Non riesco neanche a legarli perché l'elastico o comunque le pinze scivolano via, quindi i miei capelli stanno così, punto. Questa maschera ha un po' di 6 mesi, sono 200 ml. Io ne applico una quantità veramente microscopica di questo prodotto, infatti mi è durata tipo più di un anno, adesso ho finita. Ne applico veramente una quantità piccolissima, perché se ne applico un po' di più mi appesantisce e mi sporca tantissimo i capelli, ma se applicata in piccolissime quantità è perfetta e non va ad appesantire.
è un prodotto che va a districare, a rendere districabili i capelli immediatamente e li rende morbidi, nutriti, luminosi, e questo effetto dura per giorni, quindi una maschera assolutamente favolosa. Inoltre va anche a ristrutturare il capello, quindi un prodotto ottimo, e mi è stato detto anche da una persona che ha i capelli ricci che è adatto anche a chi ha capelli ricci, appunto. Anche lei però ha detto bisogna saper dosare il prodotto perché altrimenti appesantisce. La profumazione anche di questo è fantastica ed è una crema abbastanza solida e quindi non va a scivolare via dai capelli una volta applicata. Io considerate comunque che il tempo di posa variava, ecco, non la stavo a lasciare in posa tantissimo, anche perché questa veramente dà un effetto fantastico da subito, quindi io non l'andavo a lasciare tantissimo in posa. Comunque è un prodotto che vi straconsiglio. È vero che per questo prezzo qua, questo è certificato ICEA, è vero che con il solito prezzo ci possiamo prendere delle maschere più grandi, però è anche vero che questa è veramente di qualità e parlo proprio anche a livello di ingredienti, e inoltre dura tantissimo nel tempo, perché io, come vi ho detto, mi è durata circa un anno e mezzo, anche se il power era di 6 mesi, quindi assolutamente promossissima e assolutamente consigliata. Un altro prodotto per i capelli è questo shampoo volumizzante per capelli fini alla magnolia, questo qua Vegan OK, certificato IAB. Allora, questo qua ha 12 mesi di PAO, è nickel tested e sono 250 ml, era la novità del Sana dell'anno scorso. Anche questo prodotto, la profumazione è veramente deliziosa, ma un po' tutti i prodotti di Mater Natura hanno queste profumazioni delicate ma molto buone. È uno shampoo che lava benissimo i capelli e il cuoio capelluto, rimanendo comunque delicato, infatti non va ad aggredire, non va ad irritare o a far prudere la cute. Fa veramente tanta schiuma. Io questo qua l'ho utilizzato sia diluito che puro, mi trovo bene in entrambi i casi, ma lo utilizzo più spesso puro, devo dire la verità. Fa tanta schiuma, ne basta anche di questo veramente una goccia, lava benissimo i capelli, li rende belli lucidi, belli morbidi e appunto crea un leggero volume. È ovvio, comunque è uno shampoo, quindi l'effetto dura per poco, però è un ottimo prodotto, i capelli rimangono puliti a lungo, mi piace veramente tanto. Questo qua, se può interessarvi, è testato al nickel, perché so che a molte persone purtroppo il nickel dà fastidio e quindi ve lo dico, questo è testato al nickel. Non so se anche la maschera, è testata al nickel, e la crema a mani non lo vedo. Comunque, shampoo e maschera sono testate al nickel, insomma un prodotto fantastico, anche questo vi dura tantissimo e quindi ottimo. Poi un altro prodotto che mi è stato, questo però mi è stato omaggiato al Sana dall'azienda, sempre certificato IAB, sempre Vegan OK e sempre testato al nickel per un paio di 6 mesi, questa mini taglia di bagno doccia rilassante alla lavanda. Allora, so che è difficile da crederci, però io con questo prodotto sono circa a metà confezione. Io credo di averci fatto tipo 6 docce e sono a metà. È vero che io utilizzo una spugna di quelle rete, quindi quelle creano tanta schiuma, fanno creare tanta schiuma e si va a sprecare meno prodotto, però sono i prodotti di Mater Natura, sono dei prodotti che veramente ne bastano pochissimi. Questo gel doccia è veramente molto concentrato, è un gel molto denso e quindi ne basta pochissimo per lavare tutto il corpo. Fa tanta schiuma ma rimane delicatissimo sulla pelle, lava molto bene, non irrita, è un prodotto veramente delicatissimo. La profumazione di lavanda è buonissima, purtroppo non rimane sul corpo, però è una profumazione molto rilassante, la lavanda si sente, ma non è quella lavanda forte e pungente. È veramente un ottimo prodotto. Questa è la mini taglia da 50 ml. Sicuramente finita questa mi comprerò invece una taglia grande, magari ecco un'altra profumazione per provare qualcosa di diverso. Comunque un prodotto ottimo e quindi vi straconsiglio anche i bagno doccia. Tra l'altro io ho provato tanti campioncini di bagno doccia di Mater Natura e mi sembra provai
un campioncino di bagno doccia al bergamotto che mi era piaciuto tantissimo, quindi credo che il prossimo acquisto sarà proprio quello là al bergamotto. Comunque anche questo ottimo, un inci veramente molto buono che potete andare a vedere nel mio blog. E quindi niente, questi sono prodotti che ho provato di Maternatura, un'azienda che mi ha stupito. All'inizio non mi ispirava tantissimo, in realtà è un'azienda che mi ha stupito. Non ho ancora provato un prodotto che non mi sia piaciuto, e questi prodotti li ho tutti acquistati io, a parte appunto il bagno doccia, e mi sono piaciuti veramente tanto. È un marchio che vi consiglio, e soprattutto vi consiglio questi 4 prodotti perché sono ottimi. Quindi io vi ringrazio per aver visto il video. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e lasciate un like. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!